Ciao a tutti appassionati del karate, io sono Mauro e questo è Zyorso, il canale per i makers. In questo video vi spiego come ho intenzione di ottimizzare l'impianto di aspirazione insieme all'impianto elettrico nella parete attrezzata alle mie spalle. Non vi ho mai parlato del mio impianto di aspirazione e ho intenzione di farlo oggi. Qui in basso ho sistemato un bidone collegato con un ciclone separatore fatto in casa, l'ho fatto con un secchio e dei tubi da 40, collegato a sua volta con l'aspiratore della Parkside, di cui trovate il link del video di presentazione nelle schede. Questo aspiratore ha anche la possibilità di iniziare l'aspirazione automaticamente con l'attivazione dell'elettroutensile che ci ha collegato. Questo potrebbe essere molto comodo, infatti, come avrete sicuramente fatto caso negli scorsi video, ho iniziato a disporre alle mie spalle il necessario per l'impianto elettrico. Farò due linee parallele, una che prenderà elettricità direttamente dal contatore di casa, mentre l'altra prenderà elettricità dall'aspiratore della Parkside, permettendomi in questo modo di sfruttare l'avvio automatico. E potrò mettere degli elettroutensili in serie collegati sia all'aspiratore che all'impianto di aspirazione e non perderò la funzione di avvio automatico.
Amici, non vi faccio vedere i collegamenti elettrici che ho fatto perché questo è un lavoro potenzialmente pericoloso e non essendo io qualificato rischierei di darvi informazioni incomplete o inesatte e quindi vi metterei a mia volta in pericolo. E vi dico soltanto che ho approfittato di questo lavoro per inserire un interruttore generale all'interno del laboratorio, quindi un interruttore per togliere la corrente qui dentro, e ho separato la linea luci e la linea motrice, e la linea motrice a sua volta l'ho divisa in due linee parallele, come vi sto per far vedere, una che prende corrente direttamente dal contatore e l'altra che prende corrente dal mio aspiratore Parkside tramite questa presa. Se attivo l'autostart, quando attivo l'elettroutensile parte l'aspirazione. Questo dettaglio sarà molto importante quando farò l'impianto di aspirazione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, come sempre, condividetelo, commentatelo, il like fa sempre piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video, e esiste anche la possibilità di supportare il canale tramite le solite piccole donazioni su PayPal, oppure se avete bisogno di comprare qualcosa su Amazon potete farlo passando per il mio link. In questo modo riceverete l'oggetto con lo stesso numero di giorni, lo pagherete lo stesso prezzo, ma il mio canale riceverà una piccola provvigione grazie al vostro gesto. Per oggi è davvero tutto, al prossimo video, ciao!